Mamma mia, che partita! Finalmente che comunque vinciamo contro una big, anche se è, possiamo dirlo, la Juve più scarsa degli ultimi anni, però è sempre la Juve. È sempre bello vincere contro la Juve, soprattutto così all'ultimo secondo, cosa che a noi non succedeva da tanto tempo, anzi, forse anche troppo tempo, visto che noi di solito subiamo il gol al 90esimo, invece stavolta siamo stati noi a comunque fare il gol. Io comunque a fine primo tempo ero già elettrizzato, quindi non potete manco capire come sono ora. Un gol all'ultimo minuto, mamma mia. Che bello. Ora siamo a -1 dalla Juventus, e quindi si può dire ufficialmente che noi ci possiamo ancora rientrare nella zona Europa. Ma che bella partita! Per i tifosi neutrali, questa deve essere stata una bellissima partita. Poi, comunque, noi dopo questa vittoria, spero che di non sentirmi più la parola scansuolo, perché se oggi, visto che abbiamo vinto, non si può dire più, non si può dire più, ed era anche l'ora. Mamma mia. Oh, che bello. È stato davvero emozionante sta partita. Mamma mia. Abbiamo sofferto tanto, però contro la Juve. Cos'è? Non vuoi soffrire così tanto? Poi soprattutto quando loro sono con il gol in meno. Cos'è? Loro sono la Juve, quindi devono per forza vincere. Quindi, soprattutto se giocano contro il Sassuolo. Quindi tanta roba. Sto Sassuolo è davvero tanta roba. Mamma mia. Ancora non ci credo, datemi dei pizzicotti, datemi tutto quello che volete, ma io ancora non ci credo di aver vinto contro la Juve là al loro stadio, allo Juventus Stadio, ma ancora io non ci credo, ma non ci crederò mai. È una cosa bellissima. Poi soprattutto questo qua è il suo, diciamo, esordio di Dionisi. Ed è fatto così. Mamma mia, che bello! Mamma mia, che bella partita! Che bella partita! Mamma mia! Ora comunque spero che Dionisi sappia che comunque la prossima, visto che abbiamo vinto contro la Juve, è d'obbligo vincere, visto che siamo contro una squadra piccolina come l'Empoli, quindi è giusto che noi tifosi, diciamo, dobbiamo vincere anche la prossima, ok? Che è molto ravvicinata, però se davvero dobbiamo crederci fino in fondo, dobbiamo vincere. Dobbiamo vincere anche la prossima. Questa è stata bella, ok, ma da domani testa, anzi già da ora testa all'Empoli oppure contro chi sarà, ora sinceramente non mi ricordo. Ma comunque, bellissima partita, mamma mia. È stata una partita incredibile. È stata una partita incredibile. Poi ora che siamo a -1 dalla Juve, è ancora di più incredibile. Siamo a -1 dalla Juventus. Cioè, ci vogliamo rendere conto? Siamo a -1 dalla Juve. Mamma mia, mamma mia. Ora però il campionato non è finito qua, che sia chiaro. Ora testa alla prossima partita. Testa alla prossima partita. Ah, comunque che emozioni, che bella partita, che tutto. Comunque,
Ci vediamo domani per le pagelle e che pagelle saranno, mamma mia. Vogliamo parlare dell'assist di De Frel. De Frel magari si mangerà tantissimi gol e l'abbiamo visto tante volte, ma come assist man è fantastico. Forse davvero il suo ruolo non era attaccante ma il trequartista. Che assist ha fatto a Frattesi, mamma mia. Poi anche Frattesi. Due gol su due partite consecutive. Ma cioè, se continuo così, non mi fai altro dire che fenomeno! Che fenomeno! Poi vogliamo parlare del salvataggio sulla linea di Ayane nel primo tempo. Mamma mia! Abbiamo sofferto. Però. Che vittoria! Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Come già detto, domani ci saranno le pagelle, sempre e fo solo Forza Sassuolo, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!